oggi mi trovo in cima a Bel Air, in questa zona panoramica in cui è possibile vedere sia San Fernando Valley, che è da questa parte, che non si vede molto bene ma è lì, sia la parte delle Hills, la parte di Los Angeles, da quest'altra. Mi trovo qua per fare alcune riprese con il drone, ma anche perché sto accompagnando i miei questi giorni a vedere tutte le zone turistiche e non di Los Angeles, e quindi appunto mi trovo qua. Scusate se c'è un po' di vento tra l'altro, ma è figo anche fare il video in questa location perché si vede un po' anche Los Angeles dall'altro, è una location un pochino più dinamica del solito. Allora, l'argomento di oggi è come generare traffico su Instagram attraverso le storie in particolare, e quindi aumentare le vendite, le conversioni, traffico, o indirizzare gente su un altro social. Quindi se vogliamo ad esempio portare gente da Instagram a Snapchat, o da Instagram a Facebook, o da Instagram a una landing page, da Instagram a un e-commerce, quindi a un checkout page, o qualsiasi altro social o video YouTube o qualsiasi altra cosa. Allora, la cosa importante che ho notato anche con i miei diversi account e con alcuni clienti che ho seguito per la parte delle storie su Instagram è creare un mini funnel e non vendere a freddo. Quindi se noi vogliamo vendere qualcosa o indirizzare i nostri follower su altre pagine o siti web, è importante non farlo a freddo subito. Cioè, ad esempio, mentre apro le storie, se la prima storia che vedo dice guarda questo sito, guarda questa pagina, guarda quest'altro, non siamo incentivati a farlo, perché difficilmente abbandoneremo Instagram per andare su un altro sito e quindi poi andare da un'altra parte. Solitamente non lo facciamo perché preferiamo rimanere sempre all'interno dello stesso ecosistema, quindi Instagram in questo caso. Però un'altra delle cose che possiamo fare è creare un mini funnel, ossia un mini imbuto che porta alla call to action finale, creando un'anteprima e creando quindi curiosità. Per fare questo possiamo farlo in diversi modi, sia attraverso dei semplici video, come ad esempio dei video introduttivi divisi in mini pillole, come ad esempio ciao ragazzi, sto creando questo nuovo prodotto o voglio presentarvi questo nuovo prodotto, faccio vedere alcune caratteristiche del prodotto su due o tre o più snap, o in questo caso storie di Instagram, e alla fine pongo la call to action con lo swipe up per il link per invitare i nostri follower o i tuoi follower a visitare questa specifica pagina. Solitamente consiglio almeno 3 o 4 video introduttivi, o in questo caso ad esempio delle immagini possono essere anche, che poi portano alla call to action finale, ossia quella di andare a visitare un sito o andare su un altro portale o app. Per quale motivo dovremmo portare i nostri follower da un'altra parte? Ci sono tutta una serie di motivi, ne ho parlato anche in altri video. Il motivo numero uno per me è per non mantenere tutte le uova all'interno dello stesso cesto, quindi se un giorno dovesse cambiare ulteriormente l'algoritmo di Instagram, almeno ho la garanzia che ho i miei follower anche su un'altra piattaforma o sulla mia lista mail, quindi non devo poi preoccuparmi più di tanto di averli magari persi o il reach sia diminuito. Questo è uno dei motivi. Il secondo motivo è per convertire, cioè noi vogliamo convertire i nostri follower, perché ovviamente i bei numerini sono belli ma non servono a nulla se non ne facciamo un utilizzo. Se siamo un brand, un'azienda, è il nostro obiettivo aumentare la brand awareness o le nostre vendite. Se siamo un individuo, una persona, il nostro obiettivo è vendere i nostri prodotti, vendere i nostri servizi o promuovere quello che stiamo facendo o indirizzare da qualsiasi altra parte. In questo periodo sto notando molto che i gruppi su Facebook, non è una novità, sono quelli che hanno maggiore interazione, e anche Facebook sta dedicando maggiore interesse ai gruppi Facebook che alle pagine, perché hanno un engagement più alto. Tra l'altro qui sotto in descrizione trovate il link per unirvi al mio gruppo Mastermind su Facebook, dove affrontiamo diverse tematiche, tra cui quelle anche relative al mondo del social media, marketing online e altro. Ok, questo era il mio breve consiglio di oggi in merito alle call to action, quindi come generare traffico da una pagina Instagram. Nei prossimi video vedremo anche altre informazioni su queste, nel dettaglio su come generare traffico nello specifico attraverso i link e altro, ne parlerò poi all'interno anche del gruppo. Adesso provo a far volare il drone, ho portato con me il drone qui, e se avete domande fatemele qui sotto oppure direttamente all'interno del gruppo Facebook, e vi aspetto lì, e spero che l'audio si sia sentito bene. Ci vediamo ovviamente al prossimo video, a presto.